tutti, ciao, benvenuti a Giocherini in questa nuovissima piccola serie su Last Day of June. Prima di tutto, ragazzi, non vi spaventate se mi vedete tipo in top, tutta sbracciata, e soprattutto se mi rivedete con questo cerotto qua sotto. Però, ragazzi, siccome sapevo con abbastanza anticipo che avrei fatto il viaggio in Italia appunto ad ottobre, ragazzi, in questo periodo, e siccome appunto sapevo che sarei stata via la bellezza di 3 settimane intere, non mi andava di lasciare il canale totalmente morto per appunto 3 settimane. Per cui diciamo che ho voluto anticiparmi, io direi anticiparmi anche di molto, a registrare almeno qualche video, ragazzi, da pubblicare durante la mia assenza. Ovviamente pubblicherò tipo un video ogni 2 o 3 giorni, ragazzi, però direi meglio di niente, insomma, proprio per non lasciare il canale totalmente disattivo. E siccome non volevo fare video random, ma volevo fare comunque quella che sarebbe stata una serie sul canale, ho ben pensato di portare appunto Last Day of June, che tra l'altro è stato un regalo da parte di Sandra Oceano, che ringrazio ovviamente tantissimo perché il pensiero è stato molto molto carino, anche perché a quanto pare sarà un gioco molto emotivo, ragazzi, quindi conoscete proprio i miei gusti, e il gioco di per sé non dura tanto, per cui probabilmente, ragazzi, questa serie inizierà e finirà durante la mia assenza. Per cui io, a parte il fatto che questo gioco è emotivo, non so assolutamente nient'altro, per cui sono molto molto curiosa di andare a cominciarlo. Ok. Ovviamente, ragazzi, io vi chiedo scusa per la qualità grafica, che ovviamente non è al suo massimo, però purtroppo non ho potuto fare altrimenti. Se l'avessi messa al massimo, ragazzi, il gioco avrebbe laggato veramente tantissimo. Oh, ma sono 2 fidanzatini. Che c'ha? Sta male. Oddio, no, ragazzi, ma perché dobbiamo cominciare subito così, tipo con la tragedia? Dai. Game by Massimo Guarini. Oddio, aspetta. Ah, forse ha freddo. Non sta male, che io penso subito alla tragedia, non so perché. Ok, quindi che cos'è che dovrei fare? Non so, vabbè, io direi allora che mi dirigo verso la macchina. Magari avvicino l'auto al sentiero, così non congela veramente troppo. Oh, posso raccogliere dei fiori. Ma che bello, che cosa tenera, ragazzi. Comunque sì, purtroppo la grafica so che è quella che è, ragazzi, ma non ci posso fare niente. Io direi che mi godrò il gioco a dispetto di tutto, a dispetto della grafica. Posso raccogliere soltanto i fiori gialli, probabilmente. O soltanto quel fiore, ok, soltanto quel fiore. Va bene, vorrà dire che ne prenderò soltanto uno. E arriverò qui alla macchina, eccoci qua. Ah, ok, è andato a prendere la coperta in auto. Va bene, ci tocca fare il giro perché a quanto pare non ci arrivi dal posto del guidatore. Ammazza il testone, oh. Eccola qua. Ok, ragazzi, io ho subito pensato alla tragedia, non so perché. Pensavo stesse avendo tipo un infarto, perché ha fatto tipo così, tipo indicandosi il braccio, e mi sono subito spaventata. Forse sono pure io troppo esagerata, che penso subito alle cose brutte. Però che ci possiamo fare, ragazzi? Sono fatta così. L'importante è che non sia successo assolutamente niente, che sia comunque una serata così meravigliosa, tranquilla, a goderci il tramonto su questo lago fantastico. Eccomi qua, piccola. Ti ho portato la coperta che volevi. Tieni. Sì, sì, ecco. Oh, come sono teneri. Che bello. Che disegno stai facendo? Me lo fai vedere? Eh? No, no, vedi. Non me l'ha voluto far vedere subito. Vuole finirlo prima. Che cos'è? Ma che bello. È bellissimo. Sono un supereroe. A quanto pare questo gioco non avrà dialoghi, ragazzi. No! No, non ti ho fatto niente io. Quanto hai speso? Eh,
Sì, già mi piace, perché allora, quando ragazzi in un gioco non mettono i dialoghi, significa che puntano tutto sulle situazioni, nel senso sulla capacità comunicativa tipo delle situazioni, ecco, degli ambienti, dell'ambiente, delle situazioni, eccetera, eccetera. A quanto pare forse ragazzi è un gioco creato da italiani, perché sto vedendo per la maggior parte nomi italiani. Oh. E chi sarà mai a quest'ora? Chi sarà mai? Come li chiamo, ragazzi? Non hanno dei nomi, devo pur dargli dei nomi. Lei la chiamerò Susan perché mi ispira proprio, mi dà proprio di Susan. Sto arrivando e lui lo chiamerò Aldo. Ovviamente la pelata mi ricorda Aldo, Giovanni e Giacomo, per cui Aldo e Susan. Ma chi è il nonno? Chi è? Che tenero! Ok, quindi era il regalo per lui che a quanto pare ha confezionato il nonnino. Ma che teneri! Minchia. Ok, Susan, nascondiamo il regalo prima che si svegli. Dove lo nascondiamo? Aspetta, allora possiamo interagire, wow! Interagire con i vari oggetti a quanto pare, ragazzi, eh? Allora, perlomeno quelli che si illuminano, tipo questo. Ah, oh, questa è Susan che dipinge. E dopodiché, con che altro possiamo interagire? Con questo quadro. Oh, che meraviglia! Dove lo nascondiamo il regalo, Susan? Non saprei. Ti stavi dirigendo di qua, anche se qua c'è la cucina, per cui non è che posso. Qui? No, non direi qui. No, o sì? Oh, direi di no, Susan. Mi sa che non ci siamo proprio. No, 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 no. Ok, dovremmo trovare un altro posto. Wow! Di chi è sto disegno pazzesco? Allora, non posso aprire la porta? Mi sa di no. Per cui ci toccherà fare il giro nell'altra stanza qui. Vediamo un po' se qui abbiamo un posto dove nasconderlo. Allora, qua, oh, qua c'è lo studio di Susan. Ma che meraviglia! Allora, serviamo questo. Che bello, ma chi è questo cacciatore baffuto? Boh. E questa bambina tenerissima? O una ragazzina, non lo so. E questa Madonna, quanti ritratti che hai fatto? Susan, anche un autoritratto, ma sei fantastica. E questo bimbo l'ho visto giocare fuori in giardino, quindi magari sono tutti i loro parenti, probabilmente. E il nonnino! Che tenero il nonnino, ragazzi. Allora, dove caspita lo nascondo però sto regalo? No, mo seriamente. Allora, noi siamo arrivati da qui, giusto? No, siamo arrivati da qui. Perfetto, per cui se vado di qua, magari riuscirò a trovare un posto dove nasconderlo. Qui? No, direi di no. Se dobbiamo proprio nasconderlo, proviamo ad andare di sopra. Magari lo nascondiamo dentro un armadio o una roba del genere. Quanti bei quadri, sono tutti quadri famosi se non sbaglio, eh. Qui probabilmente lo vedrebbe, non c'è un posto più nascosto. Proviamo a vedere qua in camera. Se magari riusciamo a trovare un nascondiglio più nascondiglioso, ecco, diciamo così. Ah, comunque questa è più una camera ripostiglio che una camera. Proviamo qui. Ah, ci sta, ci può stare, Susan? Che dici? Ah, lo nascondiamo dietro al quadro, magari. È lì che le è venuto in mente dove darglielo, ma che tenero! Che meraviglia! Allora adesso vedremo forse quando lui ha aperto il regalo. Cosa ci avrà messo dentro? Che diavolo è stato? Spari! Sono stati spari! Che succede?
Che succede, Aldo? Andiamo a vedere, guardiamo fuori dalla finestra. Oh, ma chi è che spara? E soprattutto a chi o a cosa? Ah, oh mio Dio. È il cacciatore, ragazzi, che era in uno dei quadri. Sì, sono tutti, forse, non so se saranno parenti o persone del vicinato. Comunque era tipo lì che sparava a caso. Ciao, piccolo. Vuoi giocare a palla, davvero? Oh, aspetta un secondo. Susan? Susan? Vuole cercare Susan, ragazzi. Andiamo a cercare Susan. Ok, osserva. Ah, ecco. Qua è tutta la famiglia, forse. Che tenere. Vabbè, in ogni caso, andiamo a cercare Susan. Mi sono dimenticata di disattivare le notifiche. Susan? Ah, noi sappiamo dove è andata. Che cavolo la chiamo a fare? Ehi, ah, salve. Ciao. Che c'è? Oh, perché è imbarazzata? Oh. Ma perché è così imbarazzata? Non so, solo per restituirgli un oggetto. Non è che è invaghito, è invaghita tipo di lui. Ma potrebbe essere, perché sennò si sarebbe comportata in maniera così strana. O magari una supposizione stupidissima e c'è un altro motivo dietro. Susan, do caspita stai? Oh, era qui un attimo fa. Oh. Vediamo anche noi questo quadro meraviglioso. Anzi, sarebbe una foto. Di sicuro una foto. Ah, lì è venuto in mente a lui forse di portarcela. Ciao. Ah, ha preparato il cestino per fare il picnic. Oh, andiamo lì? Ok, lei gliel'ha proposto e lui ha accettato di buon grado. Ecco perché erano lì. Aldo e Susan, una coppia meravigliosa. La macchinina è fantastica, eh. Comunque mi dispiace appunto di non poterlo giocare al massimo, ragazzi, perché anche se è molto stile acquerello, deve essere bellissimo al massimo, veramente bellissimo. Ok. Adesso vediamo cosa c'è dentro al regalo, che sono troppo curiosa. Dai, Aldo, aprilo, aprilo! Lo apro? Sì! Oh no! Porca miseria, eravamo a tanto così dall'aprire il regalo. Oh, corri, corri Aldo, corri! Alla macchina prima che tutto si bagni. Andiamo Susan, non aspettare che sta cominciando a diluviare qua. Oh merda, non ci impigliamo nei tronchi d'albero. Questo ci mancava, cavolo, ero così curiosa. Vabbè, sarà stata una cosa ovviamente in riferimento al bambino probabilmente, ragazzi. Va bene, vorrà dire che lo aprirai a casa. Eccoci qua, tac. Mettilo a sicuro. Perfetto. Mi sa proprio che ci tocca tornare a casa. Ok, mettiamo in moto. Ah, che figo. Oh, sempre il solito problema. Perché non va? Oh, finalmente. Ah, minchia, possiamo addirittura guidare l'auto. Ma che figata, ragazzi. Oh, vai piano però. Vai piano, che io sono una... una che guida in maniera prudente. Ecco, eh. Ok. Vai piano. Minchia, che a me viene subito l'ansia quando incomincia ad accelerare. Minchia, comunque si vede poco e niente, ragazzi, eh. Eccoci qua in strada, ci siamo. Le musiche già si preannunciano molto molto emotive, ragazzi, e commoventi, eh. Va bene. E quindi Aldo e Susan si dirigono di nuovo verso casa. Perfetto.
Mannaggia, la pioggia ha rovinato tutto, cavolo! Ok, l'ultimo giorno di giugno. Chissà che vorrà dire sto titolo, ragazzi. Io spero che questo gioco mi faccia commuovere in maniera positiva, ovviamente, non in maniera negativa. Me lo auguro con tutta me stessa. Ok, caro Massimo Guarini, vediamo cosa sei stato capace di fare. Vabbè. Ok ragazzi, mi ha appena salvato la partita, per cui direi che interromperemo qui questo primo video. Io continuo ad essere curiosissima. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!